13 tavoli tematici, alcuni dei quali accorpati tra loro, da agricoltura e ambiente alla scuola, dai fondi europei alla terza età, dall'urbanistica alla cultura, dalla mobilità sostenibile allo sport e da queste basi di confronto tra gruppi di cittadini alcamesi che alla Cittadella dei Giovani è stato avviato il progetto del Forum Civico per Alcamo, promosso da Leonardo Di Franco con la finalità di raccogliere proposte costruttive per migliorare la vita nel territorio alcamese. Leonardo Di Franco è il primo firmatario dell'appello ai concittadini per raccogliere il maggior numero possibile di adesioni, 130 quelle attuali, a questo forum. Ascoltiamo gli interventi dei vari relatori, a cominciare da Irene Milana, proseguendo con Rosalba Virone e quindi di alcuni tra i rappresentanti dei tavoli tematici, Vito Lanzarone per il settore cultura, Mario Ferrara per quanto riguarda il mondo dello sport ad Alcamo, Marcello Contento che ha affrontato il tema della scuola, Piero Rappa per la tematica inerente all'accoglienza, all'integrazione e ai diritti degli immigrati, Massimo Fundarò per l'agricoltura e l'ambiente, al quale ha criticato il nuovo appalto per la gestione dei rifiuti ad Alcamo, che tra l'altro non prevede la tariffa puntuale, dice Fundarò, che inoltre lancia l'allarme anche per l'avvenuta chiusura da alcuni giorni dei servizi alla Fontanazza nella riserva Bosco d'Alcamo. Infine la parola è passata a Vincenzo Amodeo per quanto riguarda il tavolo tematico inerente ai fondi europei, Salvatore Caradonna per l'urbanistica, Mauro Filippi per il tavolo tematico innovazione Smart Cities e Stefano Milotta per quanto riguarda terza età e servizi sociali. L'educazione al confronto è, credo, la cosa principale che tutto questo gruppo deve trasmettere a tutta la città, perché io ho un'età giovane, come tanti qui in questa sala, e abbiamo pochissimi ricordi del confronto politico. Soltanto chi era appassionato nell'adolescenza si ricorda di queste cose, per il resto nessun giovane ha questo ricordo. Ed è bene che lo inculchiamo a tutti i ragazzi, quindi io parlo per la mia generazione. Immagino che i più grandi possano essere d'accordo a questo. E alla domanda chi ci sta dietro a tutto questo, spero che tutti possiamo essere d'accordo nel dire, ognuno di noi, c'è la mia faccia dietro questo forum civico, non c'è nessuno. E devo dire che è un po' sofferto in questi anni il fatto che in qualche modo c'era qualcuno che voleva farci credere che solo in pochi avevano la titolarità di temi che invece sono universali e condivisi da tutti i volti che vedo qua davanti a me, che sono appunto quelli dell'onestà, della capacità e della voglia di amministrare bene, e che questo sia ritornato ad essere per noi un momento di incontro, di riflessione, in cui tutti hanno pieno titolo di farlo e di esserci. Il mio tavolo è il tavolo della cultura. L'idea che ci eravamo dati sin dall'inizio era quella di parlare, facendo un focus su ciò che attualmente è la fotografia di ciò che attualmente c'è ad Alcamo dal punto di vista culturale e di quelle che possono essere le proposte future. Fondamentalmente abbiamo notato che oggi ad Alcamo chi dirige la baracca ha una mancanza di visione, di un'idea progettuale sulla cultura. Sono stati fatti alcuni interventi più o meno validi, ma spot, non hanno un filo conduttore che li unisce, e il perseverare nel tenere questi contenitori culturali come questo in cui siamo, ma grazie a Dio ne abbiamo altri, è sempre, continua ad essere purtroppo la logica del campo di calcetto. Il Teatro Euro il 15 marzo dalle 7 alle 8 è libero e io, mia figlia che recita le poesie in maniera eccellente, lo vado a prendere. Non si può gestire la cultura in questi termini. Questa amministrazione ha provato a far fare le cose a un soggetto terzo, che è la Prologo. Francamente il risultato è molto scarso, perché non ci possiamo limitare, io non posso accettare che Alcamo si limiti a rivitalizzare il Carnevale, che ben venga, a rivitalizzare la Via Crucis, che ben venga, le festività, gli spettacoli natalizi e estivi, va bene, ma è ben poca cosa rispetto a quello che abbiamo dell'idea della cultura qua ad Alcamo. Il nostro tavolo si occupava dei problemi dello sport. Lo sport, anche se non sembra, è un fenomeno molto, molto complesso, interessante ed avvincente. Ad Alcamo abbiamo notato, secondo noi, vari problemi. Il problema più importante è sicuramente
l'impiantistica. Alcamo è dotata di molti impianti sportivi, però la maggior parte sono inutilizzabili e gli altri sono utilizzati male. Ci sono vari regolamenti, però hanno sempre lasciato il tempo che trovano. Il problema più importante secondo me è quello di aprire le scuole al territorio, nel senso che utilizzare le palestre scolastiche che adesso vengono chiuse alle esigenze della popolazione. Infatti noi pensavamo di fare aprire queste scuole, le palestre scolastiche, nelle ore extrascolastiche alle società che hanno bisogno. E è arrivata una proposta da Ruffino, che fa volontariato al Sacro Cuore, che non riesce a far fare calcetto ai bambini del Sacro Cuore perché i presidi non danno uno spazio aperto, nemmeno una palestra chiusa per cui si potrebbe rompere qualcosa, e questo è secondo me un grosso problema. Un altro problema molto importante è che lo sport è cultura, però ad Alcamo manca proprio la cultura dello sport. Abbiamo iniziato partendo da alcune criticità, nel senso, non perché si vuole solo parlare delle cose negative, ma abbiamo iniziato partendo dalle criticità, anche quelle più semplici di vita quotidiana, perché poi sul locale non andiamo a fare grandi riforme scolastiche, ma sicuramente nel piccolo possiamo migliorare la vita di ogni cittadino. E tra questo si parlò del problema traffico, che ultimamente sta diventando una delle migliori fiction che abbiamo ad Alcamo, dovuta anche alla pista ciclabile, se non contestabile sul merito, ma sicuramente nel metodo abbiamo visto che ha portato delle ripercussioni negative. C'è un maggiore traffico nelle assi viarie principali della città, delle difficoltà della scuola, perché si trovano congestionate le vie centrali della città in dei momenti importanti, sono all'uscita della scuola. A questo però non abbiamo pensato di fare la solita critica che già in altre sedi è stata fatta, ma abbiamo pensato alcune proposte, per esempio riprendere il pedibus. Io mi occupo da un po' di anni di un centro di accoglienza per stranieri, e noi viviamo, non io personalmente, ma anch'io, i nostri operatori che accompagnano i ragazzi nei vari uffici comunali per sbrigare pratiche burocratiche come la carta d'identità o il codice fiscale, o anche una visita specialistica. E in tutti questi ambienti abbiamo incontrato sia medici, operatori pubblici che parlano chiaramente di che ci venite a fare qua mentre lo visita. Questa è stata una delle peggiori esperienze che abbiamo vissuto, e che quindi stiamo pagando l'eredità che ci ha lasciato il governo precedente e che ancora questo governo non ha risolto per nulla, perché ovviamente noi siamo condizionati dalla politica nazionale sull'immigrazione più che su quella cittadina, però l'eredità sul rifiuto dell'altro è questo che continuiamo a pagare. E quindi abbiamo fatto un focus sulla difficoltà degli alcamesi ad affittare una casa a un ragazzo che ha trovato un lavoro con contratto stabile e quindi con caparra data all'agenzia immobiliare, che poi appena scoprono che sono ragazzi stranieri fanno un passo indietro. Quindi abbiamo fatto il focus su queste criticità e abbiamo pensato a delle proposte. Il tavolo è stato formato da poche persone, ma buone, in qualche modo, che si occupano su questi argomenti. In gruppo eravamo in tanti, quindi è difficile riassumere tutte le proposte e le idee che sono venute. Per quanto riguarda lo Stato, la fotografia dell'esistente, c'è stata una forte critica soprattutto del problema della gestione dei rifiuti. Siccome si veniva da una gestione alquanto virtuosa, il fatto che dal 50-60% della raccolta differenziata si sia arrivato addirittura al 28%, e addirittura per ora è ancora in vigore ad Alcamo un'ordinanza che consente di mettere si chiede ai cittadini di fare la raccolta differenziata, però c'è l'ordinanza che si mettono assieme, e che quindi questo è, secondo me, una
disincentivo dal punto di vista formativo, perché molta gente sono scocciata, non la fa più nessuno, poi non c'è rispetto nei turni e quindi chiaramente c'è stato un crollo verticale. Noi che eravamo ai vertici, come dire, non solo dalla provincia di Trapani, dalla Sicilia, adesso siamo fra gli ultimi, siamo a 28 del grave che non hanno fatto, nonostante le nostre continue sollecitazioni, non si parla dei comitati ambientali che sono costruiti ad Alcamo in questi anni, non prevede neanche la tariffa puntuale. La tariffa puntuale è quel sistema che permette di far pagare ai cittadini in base ai rifiuti effettivamente prodotti, perché fino adesso non c'è nessuna differenziazione, chi è che fa la raccolta differenziata o chi non fa la raccolta differenziata paga alla stessa maniera, con la tariffa puntuale, quindi con la pesatura dei rifiuti. Questo non dovrebbe avvenire, dovrebbe essere uno step in più. Quindi essenzialmente c'è questa attenzione sul fatto di incalzare l'amministrazione e di proporre appunto un sistema efficiente, ripristinando il livello che è precedente.